Amore Azzurro è offerto da Casper Animation, animazione per bambini. Joselin, indossalo, vivilo, amalo. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Ci prova Insigne, pallone che rimane lì e Napoli in vantaggio, il gol di Zielinski, Napoli 1, Juventus 0. 1-2, Insigne cerca il palloletto, rete, rete incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora me. Cucchiaione, poker di Mertens, 10 in campionato, 5 per il Napoli, mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una giorni. Settimana! Ma di che parliamo? Fermatelo! Padre di Dio! Fermatelo! Va ora in onda Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. Interviste, notizie e curiosità con Lello Delgro e Delia Paciello. Beh, ci crederete o no, con questo tempaccio Delia già è qui, mi dovete credere. Ho pensato stamattina, adesso l'avviso, se fai tardi un da letto, lascia stare, un'ora non venire. Allora, non mi volevi dire non mi far dire cose che non devo dire. È arrivata in anticipo. Con ben 5 minuti di anticipo. Buongiorno, ragazzi. A tutti da Lello Delgro. E da Paciello. Comincia qui un altro appuntamento con Amore Azzurro. Sei andata a Salerno? Siamo andati a Salerno, abbiamo portato bene. Sì, ma ti preoccupato. E difatti è successo qualcosa poi a Salerno. Lo so, ma a me nessuno mi tocca, Lello. Perché? No. Perché mi stai provocando? No, ma tra l'altro abbiamo fatto anche le foto dopo la partita dei tifosi della Salernitana. Voglio vederle. No, i tifosi della Salernitana mi avevano scambiato per qualcun altro. Vabbè. Salutiamo il nostro primo ospite, che è un gradito rientro qui tra gli amici di Amore Azzurro, Gianluca Monti. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, ciao Delia, buongiorno a voi. E allora Gianluca, insomma, io poi negli ultimi tempi non ti ho più chiamato perché hai altri incarichi, quindi ho detto vabbè, lasciamolo in pace. Però poi ho visto che di qua e di là sei rientrato a partecipare a qualcosa, mo ci provo. Grazie. Ma ora che non è... ha sempre partecipato Gianluca ai programmi, poi se segue il Napoli femminile lo sappiamo, perché infatti, l'ha detto stampa il Napoli femminile, ma anche il Napoli maschile, perché poi penso che sia una passione che resta, no Gianluca? Vabbè, ma a parte la passione c'è fortunatamente ancora da lavorare, certo. In televisione, parlando di un Napoli, certo. Maschile che ci sta facendo vivere molte più soddisfazioni di quante purtroppo me ne sta regalando il Napoli femminile, auguriamoci che di possa rialzare cambiare tutto, la testa dai. Da quel punto di vista, ma anche di continuare ad avere così tante gioie dal Napoli di Spalletti, perché davvero credo che neanche il più accanito, ecco, dei tifosi avesse immaginato di essere... dopo 11 partite con 10 vittorie e un pareggio. Soprattutto con 7 punti di vantaggio su chi ha vinto l'anno scorso lo scudetto e 16 punti sulla Juve. Li abbiamo doppiati, solo 3 gol subiti, cioè sono numeri strepitosi. È vero, e soprattutto Gianluca, soprattutto con una squadra che è la stessa dello scorso anno, solo con l'ingresso di Anguissà. Che hai detto niente. Eh no, vabbè, non lo conosceva nessuno. È vero. È arrivato questo calciatore e di punto in bianco ha cambiato completamente anche il centrocampo, ma soprattutto la squadra, perché del fatto che lui è arrivato nella squadra se ne sta beneficiando soprattutto Fabian Ruiz, che è diventato un professore d'orchestra. La difesa è diventata ermetica, là dietro non si passa, un centrocampo forte e un attacco che con Osimhen, insomma, sta facendo cose eccelse. Che ne pensi? No, avete fatto una sintesi perfetta. Il Napoli è quello dello scorso anno, e sinceramente il Napoli, al netto di quella maledetta partita con il Verona lo scorso anno, ha finito bene. Sì. Poi finisce male con il Verona, c'è un pareggio brutto con il Cagliari, anche dettato da errori arbitrali, c'è un clamoroso Arachiri a Sassuolo, ma per il resto il Napoli le ha praticamente vinte tutte. Questo già certificava la forza della squadra, una squadra a cui finisci con l'aggiungere appunto un giocatore come Anguissà, che si è rivelato preziosissimo per i motivi che tu dicevi, ci aggiungi in pratica anche Osimhen, che l'anno scorso ha avuto poco e che in pratica anche
bypassato il classico anno di ambientamento con il calcio italiano, non vedo perché il Napoli non debba restare lì su dov'è. La sorpresa secondo me non è neanche l'Inter, che sta facendo meno bene del Napoli e del Milan, perché ha 7 punti dal Napoli e dal Milan, ma ha fatto in pratica quello che stava facendo quasi l'anno scorso. La sorpresa ovviamente in negativo è la Juventus, ma davvero non credo che qualcuno avrebbe potuto pronosticare questo passo da parte del Napoli e del Milan, perché anche il Milan rappresenta, come il Napoli, un quid in più di questa stagione rispetto a quelle che erano le prospettive in estate, quando tutti ci divertiamo a fare le griglie di questo campionato. Verissimo, verissimo. E allora un Napoli che, ecco, abbiamo detto, subisce anche pochissimi gol. Cosa è migliorato? Insomma, io vedo che veramente una squadra unita sia... prima era molto distaccata, no? Nella fase offensiva e nella fase difensiva. Sembrava che ci fosse un po' spezzata. Sì. Oggi è una squadra che si muove in maniera uniforme, compatta, e che dove tutti collaborano alla manovra. E questo è anche merito di Spalletti, no? Cosa è cambiato in questo Napoli? Allora, la domanda è interessante. Sono cambiate tante piccole cose che messe insieme hanno fatto la differenza. È cambiato Rachmani invece di Manolasse. Sinceramente, sì, in questo momento Rachmani sta dando un'impressione di sicurezza che Manolasse non trasferiva. È cambiato che Osimhen è il primo difensore, perché è bravissimo nell'indirizzare il pressing della squadra, anche nel farla salire al momento giusto, eventualmente nel compattarla quando invece il Napoli si vuole compattare. Ed è cambiato anche questo atteggiamento tattico, perché effettivamente rispetto al Napoli di Gattuso, che era abbastanza monotematico nella proposta di gioco, il Napoli ha tante alternative: talvolta gioca palla a terra, talvolta mette la palla in profondità per Osimhen, talvolta esce sugli esterni, talvolta fa entrare dentro al campo Mario Rui e Di Lorenzo, sì, quasi come se fossero dei registi aggiunti, sì. Quindi credo che ci sia molto anche del lavoro di Spalletti nella diversità della capacità di manovra di questa squadra, soprattutto anche diciamo forse la fiducia che Spalletti ha dato a molti calciatori che negli anni scorsi, uno su tutti, Mario Rui, non riusciva a dare il suo contributo. Quest'anno è un Mario Rui completamente diverso, riesce, ecco come dicevi tu, entra nel campo, dà una mano alla manovra, va avanti e indietro sulla fascia, non si ferma mai, è un altro Mario Rui. Ma questo secondo me è dovuto soprattutto a quello che Spalletti è riuscito a fare nella mente, nella testa di questi calciatori, dando loro fiducia e facendo partecipare tutti allo stesso modo. Ci diciamo che nel caso di Mario Rui c'è anche da dire che in estate non c'erano tante alternative, quindi lui ha sentito subito la titolarità del ruolo, però io resto convinto che Mario Rui abbia sempre fatto bene, magari non così bene, per poi passare tra virgolette alla storia per degli errori che tutti ricordiamo. Faccio un esempio, quello che permise a Salah in casa del Liverpool, sì, di segnare un gol pesante per i Reds. Però Mario Rui è un buon giocatore che con la fiducia diventa un ottimo calciatore, questo è fuori discussione. Continuo a dire che in assoluto il livello del Napoli è un livello alto, il livello del squadro parimenti alto, ma non vedo fenomeni. Cioè, al netto di Teo Hernandez nel Milan, nello stesso ruolo di Mario Rui, oggi non ci sono fenomeni nell'Inter, dove magari una volta gioca Darmian, un'altra volta può giocare Perisic, o ancora può giocare Di Marco. Cioè, nella Juve sta giocando Alessandro o De Sciglio, e Alessandro non è certamente quello di qualche anno fa. Mm-hmm. Ripeto, al netto della forza fisica e dello strapotere di Teo Hernandez, lo stesso Mario Rui, che a Napoli passa tra virgolette troppe volte per un brocco, passatemi il termine, sì, ma è un giocatore che ci può stare tranquillamente in un contesto importante, come un contesto importante quello del Napoli, che è in testa alla classifica. Verissimo, verissimo. Mario Rui, tra l'altro, l'anno scorso pare non avesse un rapporto così piacevole con idilliaco con l'ex allenatore del Napoli Gattuso. Oggi, come hai detto tu bene, probabilmente sente la fiducia, ma con la Salernitana ha tentato addirittura di segnare due volte. Io vi racconto questa cosa, ho dato un urlo in tribuna stampa, purtroppo c'era Carmine Martino che faceva la telecronaca
cronaca, la radio cronaca accanto a me, e secondo me si è sentito anche questo mio urlo improvviso. Infatti mi sono un po' mortificata, ho detto scusatemi, ma se Mario Rui avesse segnato sarebbe stato clamoroso. Quindi però l'abbiamo visto veramente carico in queste ultime gare. Poi noto che forse un po' di stanchezza ora la sta anche accusando a fine gara. Insomma, infatti domani non giocherà, esatto, pure per a causa della squalifica di due turni, e quindi insomma almeno riposerà domani. Però la cosa che più mi incuriosiva, e volevo chiedere anche un parere a Gianluca, ma tu hai visto anche Di Lorenzo quando è andato in porta sulla punizione, no, segnata al sì. Insomma dopo l'espulsione di Koulibaly, che poi allora innanzitutto anche su questo poi c'è da discutere, perché l'espulsione, no, abbiamo sentito un po' di polemiche, forse era giallo, non era rosso, però almeno questo ce ne dovete dare atto, l'espulsione è arrivata fuori dalla lunetta, cioè nel senso il fallo è arrivato fuori dalla lunetta, gli hanno fatto segnare, gli hanno fatto tirare la punizione dentro la lunetta, e poi ecco sappiamo che in queste posizioni anche il metro, i due metri sono importanti, quindi vabbè, detto questo è andata bene, ma è andata bene anche grazie a un Di Lorenzo che era lì, cioè insomma ci ha fatto... Si è staccato dalla barriera per andarsi a posizionare proprio lì. Ma io volevo chiedere a Gianluca, secondo te questa è un'indicazione di Spalletti che hanno provato o è stata un'iniziativa del calciatore? Allora, gran bella domanda, perché la risposta ovviamente andrebbe formulata da parte di loro, ma sensazione mia è che lo abbiano deciso al momento Ospina e Di Lorenzo. Esatto. Cioè, Di Lorenzo capisce la situazione, Ospina lo chiama quasi per andare a prendere quella posizione, perché soltanto lì con una grande ribeveria avrebbe potuto alzare la palla sopra la barriera. Tra l'altro il fatto che l'abbia battuta qualche centimetro o qualche metro più avanti ha reso secondo me ancora più difficile, esatto, tra virgolette, la giocata di ribeveria, che aveva battuto davvero un gran calcio di punizione. Esatto. Di Lorenzo lì fa gol, perché praticamente è come se avesse fatto gol, sì. Ma Di Lorenzo sta facendo un campionato di un livello impressionante, è come se dall'europeo non si sia mai fermato, cioè è come se continui a correre modello Forrest Gump, nel senso che non, no, ma in pratica è vero, in pratica è così, sì, non ha soluzione di continuità, e tra l'altro non solo corre tanto ma corre bene e gioca con grande qualità, perché poi è un giocatore che ha anche un piede educato, quindi sinceramente continuo a dire non vedo giganti attorno al Napoli, per di più il Napoli ha un giocatore come Di Lorenzo che a livello internazionale è oggi uno dei terzini più importanti che c'è, perché vero, se no non fai il titolare della nazionale che ha vinto l'Europeo. Ma ti pare possibile che devo fare un colpo di tosse per richiamare l'attenzione della regia, perché se ne stanno per fatti loro a pensare, io non lo so. Ma senti, lasciami stare Peppe Mojito. Ma guarda, allora Gianluca, io te lo racconto, devi sapere che Lello Lelgro è praticamente geloso, invidioso di Peppe Mojito, perché Peppe Mojito ha una maglietta bellissima e lui non ce l'ha, questa è la verità. La maglietta che ha comprato lei, no Gianluca, parliamo seriamente. Però permettimi di salutare un tuo ex collega, nel senso che siete ancora colleghi in quanto giornalisti, però so che tu alla Gazzetta non lavori più, lui invece continua a lavorarci, e parlo di Gaetano Imparato. Buongiorno Gaetano. Buongiorno. Ciao Gianluca, mi sentivo. Ciao Gaetano, che piacere. Grande piacere pure mio, ciao Gianluca. Caramba, no, che sorpresa. Per radio e vi sentivo anzi sul cellulare con le varie applicazioni di Radio Amore, sono d'accordo sulle 10 cose che ha detto Gianluca, su tutte e 38. no, mi è piaciuto perché mi è piaciuto risentire Gianluca, che non vedo, ma lontano dal cuore, lontano dagli occhi, non è lontano dal cuore, ma fa piacere trovarmi d'accordo proprio su tutto, ma su tutto proprio. Vabbè, vi siete messi d'accordo prima, lo sapevate che... Sì, ma non voglio anche il prosciutto a Natale come ogni anno. No, io voglio chiedere a Gianluca e poi a te Gaetano, qui non si gioca più una volta a settimana, si gioca praticamente ogni due giorni, domani c'è questa Europa League che secondo me è un fastidio, però se domani si vince, si va in testa, potrebbe essere ancora un percorso interessante, quello con il Legia Varsavia. Però che ne pensi? Io ti cito le parole di Spalletti: queste gare il giovedì servono anche per far dare minutaggio un po' a tutti. Assolutamente d'accordo. Secondo me ci ha risposto. Va benissimo. Allora, che ne pensi Gianluca? No, innanzitutto dico a Gaetano che sono nella sua splendida Castellammare, città che posso... Sì, pure io, ho fatto vedere dopo un caffè, caso del fatto, vieni. Davvero, non sto scherzando. No, sono diretto a Sorrento, altro posto non brutto, per fortuna. No, al volo, perché poi lascio la parola a Gaetano,
però io non solo la penso come Spalletti, io dico che è fondamentale per il Napoli per stare in corso in Europa League. Il Napoli ha troppi calciatori che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe e che lo debbono fare in competizioni importanti. Uno su tutti è Petagna, che è stato bravissimo fin qui, è entrato con il Genoa, ha fatto gol, è entrato a Benevento, ha preso la traversa da cui è nato poi il gol di Zielinski, ma lui stesso ha detto: per uno come me è difficile, per la struttura fisica che ho, riuscire sempre a entrare bene come è capitato fin qui. E questo discorso vale per Petagna, ma vale anche per giocatori che stanno trovando spazio in campionato, ma nel quale non sono protagonisti a tutti gli effetti. E quindi ad esempio Elmas è un giocatore che fa il 12° in campionato, ma è assolutamente titolare in Europa League. Quando recupererà la condizione, ci potrà essere spazio per uno come Unas, che è uno friccicarello fresco, che ha bisogno anche lui di sentirsi coinvolto, perché sono giocatori che poi ti ritrovi nelle 38 partite. Certo. Non sia mai il Napoli uscisse dall'Europa League. Sarebbe per lo spogliatoio, secondo me, molto 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 delicato poi gestire una sola partita a settimana. Allora Gianluca, noi ti salutiamo e ti ringraziamo di essere stato di nuovo con noi questa mattina, ci risentiamo prossimamente, organizzatevi per il caffè tu e Gaetano. Grazie mille a Gianluca Monti. Saluto voi e ringrazio Gaetano per le belle parole. Ciao Gianluca, ciao. E allora chiudiamo questo collegamento, restiamo con Gaetano. Gaetano, allora tu hai detto tutto quello che ha detto Gianluca, va tutto bene. E allora tu che dici? Niente, insomma, ci devi... No, io dico una cosa, concettualmente, no, Gianluca ha ragione, ha ragione, e concettualmente io penso che col passare degli anni, crescendo il Napoli, la società, si possa arrivare a una forma mentis nella quale si veda sia Champions League, Europa League o qualsiasi altra cosa intrasettimanale con la fame di chi non vuole lasciare nulla. Quindi obiettivamente, come giustamente poi diceva Gianluca, è anche una questione di minutaggio. Secondo me in questo momento è questa la cosa più importante, perché però va detto anche che se ricordiamo l'Inter l'anno scorso, appena uscita dalla Champions League, la Champions League ha energie di spendi diversi, è in campionato, è volata, ha fatto le 10 vittorie di fila, si è cucito lo scudetto in petto. Ecco, io mi fa bene il Napoli a non sottovalutare l'Europa League. No, io tra le altre cose, negli altri anni, quando già si capiva che verso, non dico novembre, ma già insomma c'era fuori dal discorso scudetto, io lottare per l'Europa League e cercare di metterla in bacheca, farne anche un obiettivo principale, ma che ne so, già in estate, non è male, perché è comunque una competizione internazionale. Certo. Oggi come oggi, in questo campionato, col Napoli in quella posizione in classifica, con quel passo in campionato, si ha il timore che possa dar fastidio. Non deve essere così, e bisogna sfruttare questa situazione, così come io sfrutterei alla grande la Coppa Italia, perché questo, ricordiamoci, è il classico trofeo che durante le fasi preliminari non si infila nessuno, però poi alla fine tutti lo vogliono vincere. È vero, è vero, è vero. Senti, io abbiamo notato tutti che questa difesa quest'anno è impenetrabile. 3 gol subiti su 11 partite, il Milan ne ha subiti 10, quindi se i campionati... Ha staccato di 7 gol, no? È la seconda miglior difesa. Se i campionati si vincono con le migliori difese, insomma, se tanto mi dà tanto, potrebbe essere un buon viatico questo. Che ne pensi? No, io dico una cosa che non sa nessuno, forse facciamo uno scoop. Bravo. È vero che si vincono le difese, ma mi pare che i bambinelli che abbiamo in avanti, uno quello lungo appena arrivato l'anno scorso, che quest'anno sta esplodendo, cioè con la miglior difesa e con un attacco del genere, che molti ci invidiano. Assolutamente. La classifica. Penso che veramente ci sia una miscela, una combustione importante. Sì, sono d'accordo, le difese sono fondamentali e i numeri che ha offerto il Napoli con i 3 gol soli subiti sono da capogiro. Mamma. Ci stanno tutti i presupposti per fare discorsi di questo genere, però io ritengo che sia ancora presto per farli. Bisogna stare fermi sul pezzo, appena si inizia a cullarci un po' ne escono casi che non sono casi, sono bolle di sapone. L'ambiente è bello effervescente, sappiamo che Napoli, ma anche altre città, Roma, Via di Firenze, che non sono abituati insomma a vincere tanto e che subito si infervono, giustamente possono offrire controindicazioni. Dico, andiamo calmi, battiamo il Verona perché va battuto dopo l'anno scorso, la classifica la dobbiamo vedere solo di volta in volta, e poi sì, ci sono, certo, i presupposti, la matematica è dalla nostra, però ci stanno ancora tanti 90 minuti da giocare, quindi siamo di stare sul pezzo. Allora io vado su un'altra polemica che riguarda un po' i tifosi, no? Poi sui social leggiamo di tutto e tutti si sbizzarriscono con le loro opinioni, però volevo chiedere anche la tua di opinione. Si dice che in Serie A ci sono tanti arbitri
forse incompetenti, che sbagliano un po' troppo spesso. E, insomma, ecco, anche con le ultime gare abbiamo visto, dopo il rigore negato con la Roma, poi col Bologna ce ne danno due, il secondo un po' dubbio, però su una gara che forse era già chiusa. Poi ecco, con anche con la Salernitana ci sono state un po' di polemiche perché l'arbitro Fabbri non aveva visto, cioè se non ci fosse stato lì l'intervento del VAR, non aveva visto un'espulsione così chiara a un metro di distanza, praticamente era vicinissimo, parlo del giocatore, del centrocampista della Salernitana. E poi ecco il rosso a Koulibaly, che a mio parere ci poteva anche stare, però ecco, forse è stato un po' pesante, poteva anche esserci un giallo. E una cosa che invece non ci può stare è anche il calcio di punizione, l'abbiamo detto anche prima, secondo me se il fallo avviene fuori dalla lunetta tu non puoi far tirare il calcio di punizione dentro la lunetta, perché sappiamo che in quei casi, in quelle posizioni, anche un metro, due metri sono importantissimi per un tiro. E quindi ecco, una valutazione anche agli arbitraggi, perché poi in altre situazioni anche sbagliano, cito il Milan, perché anche con la Roma ci sono state un po' di polemiche, e poi così si condizionano i campionati. Cosa ne pensi tu di questi arbitri? Guarda, io purtroppo, per me sono molto molto più vecchio di te, come quel signore che c'è seduto a fianco. Lui è vecchissimo, non è che mo' molto vinotto. E per quanto riguarda i campionati condizionati dal sistema arbitrale, posso dire che tu, bella come sei, giovane, eri nella culla, forse neanche c'eri con noi, ma ne abbiamo viste di cose da Sant'Ufficio. Di cotte di crudo. Sono d'accordo. Sono d'accordo con te che comunque ci sono delle discrasie che balzano agli occhi. L'elenco che hai fatto tu non è perfetto, è perfettissimo. Però proprio a dire condizionare adesso, negli ultimi anni, io non dico no, quasi no. Da quando c'è stata sta benedizione del VAR, perché resta una benedizione il VAR. Assolutamente, se lo utilizzano sì. Ecco, sì, si è abbassata molto la soglia delle distrazioni e soprattutto delle infamie. Cioè, non ci dimentichiamo come al Milan di Allegri hanno rubato lo scudetto per un gol non dato, con un pallone quasi un metro. Insomma, ci sono tante belle cose. Sì. Le soluzioni sono, secondo me, secondo il mio stramodestissimo parere, sono due. Uno, che gli arbitri si devono sedere intorno al tavolo e devono trovare un metodo per trovare quanto più possibile una univocità di interpretazione nei vari falli. Sì. Uno la vede in una maniera, l'altro la vede in un'altra. Nella misura della valutazione devono avvicinarsi quanto più possibile tutto a uno standard. Poi una volta il VAR esiste, una volta no, anche questo insomma. Esatto. Però poi ci sta il fatto, giustamente come facevi riferimento tu, come può un arbitro non vedere un fallo d'espulsione a due metri? Può succedere. Io sono per la buona fede, può succedere. Allora, in questo caso, un'altra cosa che ho fatto. Però una punizione, secondo te, non va data anche a chi sì, sbaglia? No, io penso che il supporto del VAR debba essere assoluto. Devono essere collegati continuamente e devono in qualsiasi momento arbitrare in tre, quelli che stanno al VAR e quello che sta in campo, magari senza farsi accorgere che uno non ha visto una cosa e l'altro, cioè, sto estremizzando naturalmente, certo. Debba essere un'unione che permetta e che abbia un solo scopo, quello di azzerare, abbassare la soglia degli errori 90 minuti nelle decisioni. Gli errori ci saranno sempre, ma renderla bassa. Quando invece andiamo a fare distinguo, no, qua il VAR non può intervenire perché è secondo il comma queste sono le cose che a me mi fanno i manicomi e non le accetto proprio. È vero, non è vero, accetto, è vero. Non le giustifico. La verità Gaetano, secondo me, è che la classe arbitrale va rifondata da capo, e quelli che fanno parte della vecchia generazione di arbitri dovrebbero essere messi da parte, perché oltretutto, essendo arbitri che hanno partecipato a campionati, diciamo così, tra virgolette, un po', che ne so, strani, ecco, quelli devono assolutamente, ecco, uno sì, come... però così sono d'accordo, però così si fa di tutto erba un fascio nella classe. No. Sì, sì, ci sono anche delle persone in gamba, in gambissima, brave e via discorrendo. E non dimentichiamo comunque, però, secondo me, con i tempi attuali in confronto a prima si è migliorato molto. Un'altra cosa che andrebbe fatto, c'è bisogno di un controllo dei controllori, cioè i controllori sì, gli arbitri sì, che gestiscono i partiti, ci sarebbe bisogno di un controllo, cioè di un organo vero, superiore, che non abbia nulla a che vedere col mondo arbitrale, ma che... Ecco. E poi questo istituto del penalizzare chi ha fatto l'errore pacchiano, sì, con, ecco, se io vado a fare un articolo e si sbaglio su 10 congiuntivi te ne sbaglio 11, certo, per un mese mi devi mettere fuori. Certo. Ecco, se l'arbitro va a fare una pacchianata enorme, grande, cosa, per un mese sta fuori, magari sarà attento. Comunque l'arbitro ma di è giusto così. Sì, assolutamente. Perché penso che tutti quanti noi lavoratori, in qualsiasi l'arbitro settore, giornalisti o no, comunque siamo. L'arbitro di Roma Milan è stato messo a riposo, sì, così esatto, come Mazzoleni. Al VAR pare che non ci andrà più. Insomma, io onestamente, uno come Mazzoleni lo manderei a casa, ma non ora.
da parecchio. Vabbè Gaetano, noi dobbiamo salutarti perché abbiamo la pubblicità degli sponsor che incombe. Grazie di essere stato con noi, speriamo quando di volete. Sentirci presto. Ciao. Grazie, ciao Gaetano, imparato. Un abbraccio a tutti. Grazie, ciao ciao ciao, grazie. Ciao. E allora regia, sei pronto? Sì, regia è sempre pronto. Che bello. Andiamo. State ascoltando Amore Azzurro. Interviste, notizie e curiosità sulla nostra squadra del cuore con Lello Delgro e Delia Paciello. Amore Azzurro è offerto da Casper Animation, animazione per bambini. Joselin, indossalo, vivilo, amalo. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Eh beh, io faccio lo psicologo, quindi ogni tanto vedo... No, no, prego, prego, dica, sì. Diciamo, sentiamo questo psicologo, no, cosa dice. No, dica Duca, no, non dico più niente perché tu mi pigli in giro e quindi lasciamo perdere, ecco qua. No, ma scusa, mi ma tu già stai facendo con le mani così, insomma, è che... Ti vengono queste ma no, perché di tristezza, ma sono serena, tranquilla, buona. Buona? Con la U? Perché no? No, pensavo senza U. Ho fatto la battuta. E allora stiamo per metterci in collegamento con il prossimo ospite che stamattina ha ricordato una cosa veramente bella e io lo pregherei di farlo adesso con noi in diretta. Parlo di Bruno Marra. Ciao Bruno, buongiorno. Ma buongiorno Bruno. Ciao Lello, ciao Delia, buongiorno a voi, come va? Bene, grazie. Bene, penso anche a te, perché questo Napoli si sta facendo divertire. Eh sì, poi nonostante la pioggia noi abbiamo il sole dentro perché c'è il Napoli che ci fa gioire. Bruno, esatto. Bruno. Scende la pioggia, ma che fa se il Napoli è lassù? Bravo! Bruno, tu stamattina su Facebook hai scritto un post che ricorda il 3 novembre di qualche anno fa. Che è successo il 3 novembre del 1984? Allora, il 3 novembre 1985 esattamente. 5, scusami. Perché noi come abbiamo la livella il 2 novembre, ma ogni anno il 3 novembre c'è anche da festeggiare un evento speciale, perché il 3 novembre del 1985 Diego Maradona segnò la punizione più bella della storia di sempre in un Napoli-Juventus che così proprio come oggi si giocò sotto un diluvio universale. Non lo dire a me. Il Napoli non batteva la Juventus ai tempi di Garibaldi quando incontrò Vittorio Emanuele Asteano. È vero. E si scambiarono i gagliardetti. Da quell'incontro il Napoli non batteva la Juve, c'era pure Pappagone. Ma Pappagone non fa parte di Garibaldi, scusami. Sì, ma fece un'apparizione fugace. E quindi in pratica Maradona a un quarto d'ora dalla fine segnò la punizione denominata il guanto. La barriera dell'arbitro era... Redini di Pisa, ragazzi, sì. Diede un fallo in due in aria che non si dava neppure nelle scuole calcio, pure per non dare il rigore alla Juve. Ma che successe? Un rigore Maradona contro la Juve. Trasformò quel rigore mancato nella punizione più bella del secolo. Barriera della Juve misurata col famoso telebim, sì, a 3,58 metri, una cosa meno di 4 metri. Eraldo Pecci era sul pallone e voleva far tirare la botta ad Alessandro Renica. Maradona lo fulminò, lo incenerì con lo sguardo e disse: Eraldo, tocca che lo segno lo stesso. E ci mise il pallone, mise il piede sul pallone. Maradona calciò una punizione che sfidò la forza di gravità. Non si è mai capito quel pallone come è andato in porta. Brividi. Chiamato il guanto proprio perché fu accarezzato. È esploso il San Paolo e ci fu la più grande punizione mai segnata nella storia. Ecco, tacconi, con commozione. Tacconi con la testa nella rete. Con la pelle d'oca, guarda, davvero. Ma Bruno, ma tu non c'eri chiaramente? Certo che c'ero. Ah, io c'eri? C'ero perché... Io sono nato nel 1970, ragazzi. Ah, perfetto. Ho il sole dentro, la gioventù dentro, ma l'età c'è. E io ricordo che quel giorno, veramente la mattina, a Napoli c'era una pioggia terrificante. Voi dovete sapere che a Napoli quando piove. Viene preso come un presagio nefasto. E tutti quanti dice: oh no, questa Juventus è malacqua, sapete come si dice? Esatto. Malacqua. Invece in quella pioggia, insomma, fu adesso scherzi a parte, fu la tempesta perfetta, che Maradona segnò una punizione che rimase nella storia. Il Napoli vinse per la prima volta con la Juventus e poi da lì cominciò l'escalation con tutti i vari step fino ad arrivare nel 1987 allo scudetto. Però quella fu la prima tappa in assoluto in cui il Napoli si conclamò finalmente al proscenio nazionale
come una squadra che valiva e che era forte. Oggi più che mai bisognerebbe festeggiare questo 3 novembre, perché insomma con la Juve a meno 16, insomma, capirai, sarebbe una goduria ancora di più, sai com'è? Sì, festeggiarlo anche perché Lello, quella Juve che venne qua aveva fatto 8 vittorie consecutive. Sì, 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 sì. Quindi me la ricordo bene, perché io ero sempre allo stadio a vedere le partite e te l'ho detto. Prima di quella partita, e te lo scordo, la gazzetta dello sport titolò Juventus non la sinfonia, invece la sinfonia la suona amorosa. No, ma io ti voglio ricordare il fatto che pioveva a dirotto, piove a dirotto tutta la partita. Noi sulla curva B, lato tribuna laterale, accendemmo un fuocherello con dei giornali, con delle cose, ma il freddo e soprattutto la pioggia non ci faceva prendere calore. Ci bagniamo. Ma ricordiamo ai più giovani che non c'era la copertura. No, no, cioè, infatti. Era un San Paolo a cielo aperto. Infatti, infatti, infatti. I tabellini segnarono 85.013, no, non so perché come. Ma ne erano molti di più. 85.013 spettatori, ma erano più di 90.000, non c'era possibilità di niente. Sì, assolutamente. E quindi ricordo i famosi impermeabili improvvisati, gente come te che faceva i falò. No, no, ma, no, 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 ma c'erano quegli impermeabilini di celofan, sai, quelli esatto, celesti, azzurri. Io con l'ombrello, celofan, tornai a casa che praticamente grondavo acqua, mia madre mi fece spogliare quasi sulla soglia, esatto, della porta. Perché quegli impermeabili celofan che si vendevano a 1.000 lire alla bisogno, erano effetto placebo, non hanno mai protetto nessuno. Cioè, tu pensavi di proteggerti, capito? Sono storie fantastiche, ragazzi. Poi insomma, poi nell'anno prossimo uscirà il mio secondo libro e racconterò un po' tutte queste storie particolari. Allora non vediamo l'ora, Bruno. Ce lo verrai a presentare qua. Io aspetto anche il terzo, quando racconterai l'anno, perché io quelle non le ho vissute e me ne devo accontentare dei vostri racconti, queste emozioni che veramente mi fanno venire la pelle d'oca. Però aspetto anche il terzo libro, dove racconterai invece le emozioni di questo nuovo Napoli moderno, che bene, sta per vincere qualcosa di importante. Quando, Bruno? Quando? Presto! Allora, speriamo, io l'ho detto, adesso chiaro è un campionato impegnativo, io sono scaramantico, ma sono anche obiettivo. È il primo campionato in cui sono fuori gioco la Juventus, perché la Juventus è fuori gioco, come dissi tempo fa, e sono fuori gioco le romane. Quindi è un'occasione unica. Resta, a proposito di anni 80, proprio quella sfida lì, Napoli-Milano, no? Sì, a Milano davvero, a Milano di Berlusconi. Sì. Sì. E niente, c'è Napoli, Milano e Inter. Una di queste tre vincerà lo scudetto, c'è poco da fare. Ma già il fatto di sapere, in prossimità di Natale, che il Napoli ha il 30% di possibilità di vincere lo scudetto, è già qualcosa. Insomma, l'importante non è in generale essere felici, ma avere la possibilità di poterlo essere. Quindi questa è già tanto, insomma, godiamoci questo Napoli e speriamo bene già da domenica, in attesa poi che domani ci sia l'Europa League. Permettimi, un attimo solo, permettimi di salutarci. Tra i tanti commenti che ci stanno arrivando sulla nostra pagina Facebook, sulla diretta, ce n'è uno in particolare che voglio leggere. Grazie, parlo di Francesco Tramparulo. Grazie sempre per questi bellissimi appuntamenti, me li godo da interista, ma con tanta simpatia ed affetto per il Napoli. Un abbraccio da Castellammare. Insomma, voglio dire, un tifoso dell'Inter che ci segue, ma soprattutto che guarda con affetto e simpatia quello che sta facendo il Napoli. E quindi complimenti a lui. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene. E allora, stavi dicendo, Delia, scusami, ti ho interrotto. Mi sono dimenticata nel frattempo. È la vecchiaia, me lo dici sempre a me. Parlava dell'eventuale terzo scudetto, di un racconto postumo. Però, diciamo, il Napoli è sulla traiettoria, vediamo un po'. Chiaro, lo scudetto è qualcosa che si fabbrica mattone per mattone. Sì, non è che si può prevedere, quindi si è rinsavita, gli è rivenuto, che è successo? Allora, io vedo il Napoli di oggi e dico, questo Napoli è davvero da scudetto, e non me lo aspettavo prima di, insomma, di vederlo. No, te lo ricordi, preoccupata in estate per il centrocampo, poi è arrivato Anguissa, ecco, ci ha dato tutte le certezze che di cui avevamo, insomma, bisogno, esatto. Certo, assolutamente. E ora vedo questo Napoli e sogno, ma probabilmente io mi proietto verso la prossima sfida di campionato, quella col Verona, anche se nel frattempo, ecco, domani si gioca in Europa League, quindi poi ti volevo chiedere anche di questa sfida. Però intanto mi proietto verso il Verona, dove Osimhen probabilmente non giocherà perché
perché è infortunato. Koulibaly è stato espulso, quindi non potrà giocare. Anguissa è diffidato e ricordiamoci che dopo la pausa c'è l'Inter, quindi potrebbe anche scegliere Spalletti di conservarlo per l'Inter. Non credo. E allora non lo so, vedremo. E allora mi chiedo, Bruno, senza questi tre giocatori che sono la spina dorsale nera di questo Napoli, sicuramente il Napoli ha dei ricambi fortissimi, però abbiamo visto Mertens che in campo poi non è che ci ha fatto tanto gioire, forse ancora non è pronto, abbiamo visto delle difficoltà, no? Infatti, senza, e non mancavano tutti e tre contemporaneamente. Ma il sostituto cosa succederà? Ma questo, l'unica mia preoccupazione è questa. Onestamente non credo che mancheranno tutti e tre, cioè io confido, anche se non è che sono molto di più, però io confido che Osimhen recupererà. Okay. Confido che Anguissa giocherà, magari cercando di stare attento, e chiaramente Koulibaly non c'è. Sai Bruno, il gioco che fa Anguissa, insomma, stare attento diventa difficile, perché Anguissa va a contrastare, quindi... Però prima o poi mancheranno tutti e tre insieme. Non ci pensare. A me te lo giuro, io non dormo la notte per questo fatto. Io la mattina quando giro per le strade, qualche volta prendo il caffè in qualche bar, non è che sento la gente che parla di Napoli a scudetto, sento ma gennaio sta Coppa d'Africa. È vero, siamo preoccupati. A Napoli è diventata la Coppa d'Africa, è diventata famosissima come la festa di Piedigruzza. Parla più di questa Coppa d'Africa. È vero. Ma te non preoccupa proprio. È una specie di incubo. Però intanto io dico questo, noi abbiamo novembre e dicembre che sono due mesi fondamentali, perché il Napoli per la prima volta in questa stagione, parliamoci chiaro, a parte la Juve, affronterà tutti gli scontri diretti. Quindi se il Napoli dovesse uscire bene da questi scontri diretti, poi è chiaro che la convinzione si autoalimenta e chi sta dietro diventa un supereroe. Cioè, perciò ti ribadisco, i campionati sono delle corse a tappe, a secondo di come vanno le cose, poi magari tu riesci pure a surrogare. Per me, ripeto, sono più importanti i mesi di novembre e dicembre, perché poi quel mini calendario del Napoli privo degli africani potrebbe, insomma, non è impegnativissimo e potrebbe riservarsi comunque delle gioie. Chiaramente il primo ostacolo è Verona, si giocherà senza Koulibaly, con un Simeone che sta segnando anche da casa sua, e quindi... effettivamente è impegnativo. Ma io vi dico una cosa, perché poi l'ho visto entrare subito in partita. Petagna in questo momento non mi sta dispiacendo, no, ma infatti, come hai detto tu, è entrato un paio di volte e un paio di volte ha cambiato la partita. Anche a Salerno è stato lui, da quando è entrato Petagna, perché Mertens, diciamocelo chiaramente, in questo momento può giocare da sottopunta, ma non da centravanti, perché non c'è, diciamo, quella condizione atletica da poter fare il gioco che faceva tre anni fa. Con Petagna chiaramente abbiamo più peso in avanti e c'è la possibilità di creare occasioni. Oltretutto abbiamo degli ottimi... c'è tanta voglia in assolutamente in Andrea di giocare, quindi... c'è voglia anche perché è stato convinto da Spalletti a restare, perché lui, diciamo, guarda, ma come caratteristiche psicologiche, se ci fosse un coefficiente per l'impegno e l'abnegazione, Petagna sarebbe da pallone d'oro, perché vero, un ragazzo che veramente dà tutto, dà il massimo. Quindi sotto questo profilo Spalletti sa che può contare. È chiaro che si cerca il recupero di Mertens, perché Mertens, più che sotto il profilo atletico, è l'esplosività che va un attimo riacquisita. Quindi è chiaro che Spalletti, avendo un giocatore di questa tecnica, di questa classe, sta provando in tutti i modi a fargli mettere gamba. E qui è la scelta di Salerno, ovviamente. Però sai anche che Petagna è un, diciamo che un usato sicuro, cioè uno di quelli che se si entra nell'ultima mezz'ora fa ferro e fuoco. Non a caso ha segnato un gol fondamentale a Genova, non a caso ha dato il là con la testa a Salerno al gol. Quindi è un giocatore che tu sai che una volta che lo metti dentro ti fa la battaglia. È giocatore vero da guerra. Vediamo anche domani sera, perché io sono convinto domani sera giocherà titolare dal primo minuto Petagna. Sì, penso anche io. Quindi vedremo, questo servirà ancora di più a provare la formazione per domenica, anche perché onestamente io Osimhen non lo rischierei, detto tra di noi, perché comunque quando si tratta di problemi muscolari, anche se onestamente di... secondo me non parte proprio. Ciò sto dicendo, quindi questa è no, io parlo di domenica col Verona, io... col Verona? Domani no, assolutamente. Io parlo anche domenica, non lo rischierei. Però poi succede che parte per, diciamo, per le qualificazioni ai mondiali, che giocherà nel suo paese, e lì potrà succedere di tutto. Io me lo auguro onestamente che si potrebbe non far partire un calciatore, no? Perché sta infortunato. A volte le società lo chiedono. Sì, no, un metodo c'è, lo rapisci, lo incamini,
fai una rivendicazione tipo Brigate Rosse e poi lo lasci dopo una settimana. Passiamo il consiglio. Stai dando qualche suggerimento a qualche tifoso che ci segue, ora? No, alla società, però. Alla società. No, sottolineiamolo che scherziamo. Alla società. Vabbè, Bruno, grazie di essere stato con noi. Grazie a Bruno Ragazzi, Marra. Un abbraccio, Radio Amore. Alla prossima. Grazie a Bruno Marra. Ciao. È sempre frizzante il modo di esporre le cose. Mi piace proprio assai. Vogliamo salutare Carlo Tarallo? Vero, da dove sta Carlo Tarallo? Manca. Non può partecipare, non ha potuto partecipare perché sta facendo degli accertamenti. Ma come? Perché ha un piccolo problema. Ma come? Mi fate sentire? Un bacio a Carlo Tarallo, lo aspettiamo. Assolutamente sì, un salutone a Carlo. E allora, dalla regia stanno al telefono lì pronti, sperando che il nostro prossimo ospite risponda. Ma sicuramente risponde. Senti, comunque, ritornando alla partita di domenica, io ti avevo detto che sarebbe stato, diciamo, per te un rischio. Il rischio poi c'è stato perché è successo quello che non doveva succedere, e addirittura ci sono tifosi salernitani che hanno scritto dei post dove dicono che questa ragazza con la madre e con diciamo il suo amico si sono inventati tutto per farsi pubblicità. Allora, io testimonio che c'erano tantissimi tifosi con la maglia Odio Napoli e cori napoletano in tozzo, napoletano, insomma, altre parolacce verso i napoletani, e io anche avevo paura, ho detto qua se ne accorgono, perché poi tra l'altro stavo con dei colleghi di Casa Napoli, chiamano il microfono Casa Napoli, ho detto ma buscamo tutto quanto qua vicino perché è Casa Napoli, e quindi ero un po' preoccupata, però diciamo che alla fine non è successo nulla di grave, nel senso, poi non è che abbiamo scritto in fronte napoletani, quindi probabilmente anche invece per questo, a questa ragazza, e anzi, che come ti dicevo, i tifosi della Salernitana si sono avvicinati dopo, hanno fatto sì, le foto a fine partita. Però qualche stupido ha aggredito questi ragazzi, una di queste è stata medicata in ospedale, e ripeto, ci sono dei tifosi della Salernitana che hanno detto che è tutto una montatura, non è vero, non è successo niente. Ma vedremo, perché ci sono le autorità che stanno indagando. Sono cose gravi, assolutamente. Salutiamo Carlo Iacono. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno Carlo Iacono. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Che ti ridi? Perché hai detto ragazzi, ti riferivi a me ragazzi? Sì, poi io ho venuto da ridere, ha capito, ha detto ma ragazzi, magari solo ragazza Delia, però vabbè, ma che faccio, ormai l'ho detto, e gli è venuto da ridere, così è andata, giusto Carlo? No, ragazzi, è colloquiale, no? È colloquiale, non ha fatto riferimento alla tua età. No, perché... ma lui è anche una persona rispettosa, per cui vero. Siccome ha cominciato qua con il sottoscritto, sa che deve rispettarmi. Vabbè, però vuoi dirlo che è vecchio, perché poi non è che possiamo negare l'evidenza. Beh, no, altrimenti parlo con chi di dovere, tu già sai a chi mi riferisco. Ma che dici? Ma non possiamo negare l'evidenza, Carlo, ha una certa età ormai il nostro Lello Delgro. Vabbè, dai, se riporta bene, ma dove? Io non lo so. Riporta a passare. Dai, ti sta trattando bene, perché mo l'hai quasi minacciato, quindi. Sì, è vero, cioè, la mia è una minaccia. Carlo, parliamo un attimo della partita di domenica con la Salernitana. Che partita, come ti è sembrata? Soprattutto questa Salernitana che sembrava aver giocare la partita della vita. Sembrava che dopo questa partita finisse il mondo e dovevano così salvarsi vincendo e battendo il Napoli. Era un derby che sentivano, insomma, anche in maniera illogica, perché poi, ecco, questo odio verso i napoletani, odio i napoletani, insomma, è un po' assurdo. Noi magari speravamo parecchi prima, almeno, di vedere questo odio da parte dei salernitani, ma risperavano che un'altra squadra campana restasse in Serie A, però ora sinceramente ci hanno un po', insomma, delusi. Che ne pensi? Guarda, innanzitutto io voglio aggiungere una breve postilla a quello di cui stavate parlando, perché voi stavate parlando della ragazza, no? Che è stata aggredita a Salerno prima. Sì, sì. E io, Emiliana Fringenti, insieme a Sport del Sud, l'ho sentita ieri, l'ho intervistata, noi abbiamo fatto un pezzo su questa cosa qui. Sì, l'ho visto. E purtroppo le persone che dicono che è tutta una montatura dovrebbero ricredersi, perché noi abbiamo delle foto. Mm-hmm. Testimoniano le percosse, abbiamo delle foto importanti dai referti alle giacche incendiate, dalle sigarette, e oggi li pubblicheremo sul nostro sito Sport del Sud. Quindi dire che è tutta una montatura è davvero forzato, è davvero brutto, perché non si dà peso giusto a quella che è stata la vicenda. Per quanto riguarda la partita, sì, sono d'accordo con voi, la Salernitana ha fatto la partita della vita, ma
doveva anche farla poi per quello che è la situazione in classifica, no? Perché loro sono messi davvero male. E la vuoi fare con noi che siamo in testa? Scusa. No, vabbè, ma tra l'altro vuoi vincere, è giusto che vuoi vincere, ma non è il caso di creare questa atmosfera così brutta, no? Verso i napoletani, i vicini di casa. L'atmosfera esterna, è qualcosa di incommentabile. Certo, perché c'è un odio da parte della tifoseria salernitana che è inspiegabile. Assurdo. Anche perché non vedo lo stesso sentimento nei napoletani. È vero, non li consideriamo proprio, cioè, anzi magari piacere forse avere, allora, come dicevo, un'altra squadra campanena. Vi dico una cosa che non ha nulla a che vedere con il calcio. A livello commerciale, io lavoro nel settore commerciale da qualche anno, negli ultimi anni un poco meno perché diciamo c'è una certa così crisi, ma tanti anni fa io avevo una mia agenzia, guadagnavamo bei soldini, ma mi dovete credere, Salerno e Avellino, perché li metto a pari livello, non ci hanno mai, ma dico mai, dato una lira, non hanno mai voluto partecipare. Sarà invidia verso Napoli. Mentre invece il Beneventano è molto più aperto nei nostri confronti. Ma infatti noi, vi ricordate il tifo per il Benevento anche l'anno scorso da parte dei napoletani affinché il Benevento rimanesse nato? Tanti si sono ribellati anche insieme a Vigorito per gli errori arbitrali, no? E abbiamo sentito forte questa vicinanza col Benevento, perché poi diciamoci la verità, il tuo giornale, Carlo, si chiama Sport del Sud, ma ecco, bello raccontare lo Sport del Sud, ma in Serie A di squadre del Sud ce ne sono poche. Allora avere l'orgoglio di noi meridionali ad avere altre squadre che giocano in Serie A invece di sentire sempre le solite squadre del nord, sì, e avere poi anche addirittura dei vicini di casa in Serie A, cioè sarebbe, insomma, dovrebbe essere un orgoglio, invece si fanno lotte interne. Hai detto una cosa giustissima, perché noi già siamo vessati da tutto il resto d'Italia come popolo, e non sto parlando soltanto di calcio, ma come popolo. Quindi nel momento in cui possiamo stringersi e fare fronte comune, non farlo è davvero stupido. Ma è davvero stupido. Anche perché poi non è tutta questa rivalità, nel senso, lottiamo per due posizioni diverse, la Salernitana deve aspirare alla salvezza, noi possiamo aspirare ad altro, non c'è neanche rivalità per dire ti rubo il posto, ci capito? Sono 24 punti di differenza. Non c'è questo. È un odio ingiustificato. Assolutamente ingiustificato. Vabbè, comunque ritorniamo a noi, ritorniamo anche al fatto che tu non lo sai, te lo dico, forse lo sai, non lo so questo. Ma che dici? Lo sai o non lo sai che lo so? No, allora, Carlo Iacono ha scritto un libro. Oh. Sì, che si chiama, come si chiama Carlo? Si chiama Gian Filangieri. Perché si chiama Gian Filangieri? Perché è il nome del protagonista. Oh. E che il cosa protagonista racconta? Che ha delle origini, è napoletano ma ha origini francesi. Bene. Vabbè, ma che raccontaci non... qualcosa, no, dici non perché può, no, non lo puoi no, non lo puoi raccontare, ma dici perché dovremmo leggere questo libro? Ah, perché leggilo? Perché secondo me parla di problemi comuni, ovvero qualcuno ha definito il romanzo dell'inquietudine, nel senso che tutti quanti noi, adesso al di là di quella che può essere l'età anagrafica, viviamo in una società che ci ha un po' fatto capire negli anni che possiamo fidarci e possiamo avere soltanto poche certezze. Che possano essere una relazione sentimentale, che possa essere una professione, che può essere la nostra stessa etica come persona. Il problema è che nel momento in cui ci troviamo a vedere quelle certezze sgretolate davanti ai nostri occhi, allora vivere può diventare davvero difficile e quindi ci sentiamo sempre degli eterni principianti, ecco, al cospetto poi degli eventi, del passato, dei sentimenti, e quindi questo è un romanzo di formazione, nel senso che ci fa capire come il personaggio si renda conto di sbagliare a vivere in un certo momento della sua vita e ha bisogno di uno switch, di cambiare il suo modo di approcciare alle cose, soprattutto al tempo. Diciamo pure che però questo libro non è ancora pubblicato, perché? Sì, esatto. Io ti volevo chiedere dove comprarlo. No, aspetta, no, sentiamo, ascolta. Allora, questo libro è stato accettato da Book e Book, che è un'agenzia editoriale che prevede un primo step di crowdfunding, ovvero
se la campagna del libro in 100 giorni prevende 200 copie, allora il libro va in pubblicazione e in distribuzione in tutte le migliori librerie d'Italia, oh, che sono Feltrinelli, Mondadori e Amazon. La campagna è partita questo sabato, adesso sono quasi al 50% dell'obiettivo. Allora dobbiamo muoverci, ma ce la farei sicuramente. Sì, sì, è acquistabile, il libro è acquistabile sia sul sito bookebook.it/Gian-Filangieri, oppure si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 350 94 94 924. Perfetto, bene, bravo. Bene, allora dobbiamo provvedere, Lello, perché tra l'altro, ecco, innanzitutto è bene sapere che ci sono anche dei giovani scrittori che stanno facendo strada. Tra l'altro Carlo è un collega, insomma, un preparato, quindi ci fa piacere sostenerti. E poi, ecco, veramente spazio ai giovani, perché abbiamo bisogno di crescere. Lo dico con una certa così, con un certo orgoglio. Carlo, così come altre persone, sono passate di qui e poi hanno cominciato a fare la loro strada. Bene. Carlo, così come altre persone di cui non voglio fare nome, ma insomma, hanno cominciato a fare un po' di radio e quindi... Allora, Radio Amore porta bene, porterà bene anche me. Radio Amore negli anni è stata sempre una scuola per tanti... Assolutamente sì, ci sono giornalisti a livello nazionale che sono passati di qua, hanno cominciato con, non con Radio Amore, ma con Radio Palepoli, con Radio Alternativa Palepoli. Che è la stessa cosa, no? Era la madre, il papà, bravo, di Radio Amore. Esattamente, quindi Pietro Plastina, che lavora in Rai, ha cominciato qua. Adesso mi sfugge il nome di un caro amico di Radio Amore che ha cominciato qua, che adesso lavora a RTL da un bel po' di anni, è un napoletano, tifoso del Napoli. Adesso i nomi sapete che mi sfuggono. Ma non sono solo loro, sono tanti altri colleghi che hanno cominciato, hanno fatto, diciamo, i primi passi in questa emittente. E insomma, c'è da avere così, essere orgogliosi di questo. Carlo, bene, è uno di quelli. Bene, bene, Carlo. E allora, Carlo, in bocca al lupo. Ripetici un attimo, un'altra volta, come comprare questi libri, in modo che lo segniamo tutti. Sì, ti aiutiamo. Ho al link bookebook.it/Gian-Filangieri, oppure mandando un messaggio WhatsApp al 350 94 94 924. Penso che sia più semplice questo, perché lo slash già così diventa... Ma dai, perché tu sei vecchio, i giovani che ci seguono hanno capito. E allora grazie, in bocca al lupo, ma Carlo, davvero. Ce la faccio più. Lupo, e grazie a voi. Non ce la faccio più. Ma ciao, verità. Carlo! Ciao. È la verità, scusa. È la vecchiaia, tu slash la vedi come una cosa strana. Noi giovani, no? È vero, Peppe Mojito è giovane, guarda che bel ragazzo, che giovanotto. Guarda come invidioso. Vabbè, io non posso dire quello che penso, perché altrimenti andrei a finire male, molto male. E allora siamo giunti al termine di questa puntata. Sì, ti mancherò fino a venerdì, perché torniamo venerdì. Un giorno, insomma, posso... Come fai un giorno senza di me, Lel? C'ho le tue foto e sto lì a guardarle dalla mattina alla sera prima di addormentarmi, tipo Madonna. Ecco, allora lì ci vuole Carlo Taralo, spero che venerdì intervenga, perché lo aspettiamo, vediamo, perché lui sa, col mio santino, anche lui dirò il santino di Deva. Vabbè, salutiamo Peppe Mojito Libischi al di là del vetro, salutiamo e ringraziamo i nostri radioascoltatori, telespettatori, chi più ne ha più ne metta, i nostri sponsor, ricordiamoli ancora una volta: Jocelyn, indossalo, vivi, lo amalo. Io per indossalo, di... vivo, lo amo. Brava, per saperne di più visitate il sito jocelyn.it. Casper Animation, animazione per bambini, Daniele Maffettone al numero 331 483 0864, e Pasticceria Russo in via Epomeo 440, il telefono 081 766 1413. Appello in diretta, Pasticceria Russo, grazie per il dolcino al mio onomastico, la settimana prossima è il compleanno, quindi una torta magari. Te la faccio fare. Grazie ancora a tutti quanti voi, ci risentiamo venerdì mattina alle 11. Forza Napoli! Sempre! Avete ascoltato Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. In onda il mercoledì dalle 11 alle 12 e il venerdì dalle 11 alle 13. Il programma è offerto da Casper Animation, animazione per bambini. Jocelyn, indossalo, vivilo, amalo. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13.